È da più di due anni che un movimento dal basso, partito da una coppia di genitori della parrocchia di Botteghino di Zocca, ha cominciato a ragionare sull'idea di un cimitero interreligioso e laico. Il gruppo si è via via allargato con il passaparola a persone di religioni diverse residenti nel territorio bolognese. Venerdì 3 giugno inizierà il ciclo di conferenze online organizzato dall'Università di Bologna, dal titolo Le Chiavi di San Pietro che vedrà poi impegnati gli studenti in un workshop di progettazione. Il 5 giugno ci ritroveremo insieme ai fratelli di varie confessioni religiose e ai fratelli non credenti, tutti insieme in vari cammini di pace che confluiranno nell'antico borgo di San Pietro di Ozzano. È un luogo molto suggestivo eh, nel quale eh, giace un vecchio cimitero eh, ancora attivo ma non più utilizzato in realtà da molti anni. Per il quale il Comune di Ozzano ha eh, ipotizzato la ristrutturazione secondo una, così, un criterio di accoglienza a tutte le, le fedi e anche ai non credenti. Lo scorso anno, sempre per Pentecoste, è stata indetta la, la prima passeggiata interreligiosa che si è però svolta sulle colline eh, di Pianoro o meglio di Casola Canina, eh, perché il progetto eh, appunto di questo cimitero interreligioso ha preso le mosse proprio da questo luogo e il sogno è che possa diventare un cammino interreligioso eh, che comunichi proprio questi due luoghi. Questo progetto è nato un po' come una scommessa e, e, da un evento luttuoso e, è nato in seguito a, alla perdita del nostro primogenito. E, non, non sappiamo spiegare come ci sia venuto in mente, non, non ci occupiamo nella vita di dialogo interreligioso, e, però mh, questo cammino piano piano ha aperto nuove strade. E, e, Aver conosciuto persone di, di tante fedi e non credenti ci ha, ci ha messo proprio così davanti alla bellezza dell'uomo e, e al sentirsi fratelli proprio come, come poi il Signore ci insegna. Qualcuno di questo gruppo un giorno ha detto noi, noi non parliamo di dialogo interreligioso, noi lo facciamo, il dialogo interreligioso. E questo lo abbiamo sperimentato passo passo in questi due anni dove man mano varie comunità si stanno aggregando e conoscendo anche tra di loro per la prima volta.